a questo punto io mi ritiro, vado in terapia. Grazie a tutte per esservi iscritte al mio canale, grazie per il sostegno che mi avete dato. Ci vedremo tra 6 mesi quando mi sarò disintossicata. Hey guys, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giulia e oggi, come avrete capito dal titolo, faremo un video haul, o meglio farò un video haul. Se avete visto il mio ultimo video con Giulia Bencic, sapete che siamo state da rese a fare shopping perché lei voleva assolutamente andare da Primark, perché a Roma Primark ancora non c'è, quindi siamo andate insieme e non mentirò, abbiamo fatto dei danni allucinanti. Però tantissimi di voi su Instagram mi hanno chiesto di fare un video haul, di farvi vedere che cosa ho acquistato e so che questi video vi piacciono tantissimo e piace anche a me filmarli, quindi non vi mentirò. Solo che il mio portafoglio e il mio conto in banca non piacciono tanto i video haul, quindi non so quando sarà il prossimo, spero di riuscire a controllarmi un pochettino, quindi godetevi questo video perché non so quando sarà il prossimo video haul. Spero non tra una settimana perché altrimenti davvero congelerò la mia carta di credito, la metterò in freezer e la lascerò lì per sempre. Ok, mi sto già perdendo in troppe chiacchiere, quindi se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di passare direttamente al video. Ok, prima di cominciare ufficialmente scusatemi se vi sembro stanca, se il mio trucco non è a posto, i miei capelli fanno schifo. Sono appena tornata da lavoro e mi sono alzata alle 5 e mezza, quindi perdonatemi. Ora passiamo alle cose interessanti. Io inizierei con Sephora, visto che è quella con meno prodotti, un po' meno interessante e un po' più veloce da spiegare. Da Sephora sono andata principalmente perché avevo bisogno della testina nuova per il Clarisonic e ho preso quella per le pelli sensibili, quindi nulla di straordinario. Poi ho preso l'All Nighter di Urban Decay. Se mi seguite da un po' sapete che questo al momento è il mio correttore preferito, ma la colorazione che avevo io era troppo scura, questa è leggermente troppo chiara, ma mischiandole insieme ce la posso fare. Quella che avevo prima era Light Neutral, che però praticamente era arancione su di me. Questa invece è Fair Neutral, che è la più chiara disponibile. Volevo provare Fair Warm, ma era sold out, quindi ho deciso di prendere questa qui. Poi ho preso anche il Professional di Benefit, che è il mio primer preferito, solo che ho deciso di prendere la versione mini perché ovviamente avevo già fatto troppi danni e ho cercato di rimediare il più possibile. Di questo primer mi avete sentito parlare tantissimo se mi seguite da un po', è il mio preferito in assoluto per quanto riguarda l'andare a riempire i pori sul viso, perché tra tutti quelli che ho provato è quello che riesce a coprire molto di più. È fantastico l'odore, e appunto questo qui è la versione mini, che è troppo carino. E penso che questa qui ormai sia la quarta boccetta che ricompro, quindi è un primer fantastico. Poi da Sephora ho ritirato anche la maschera per il compleanno. Sapete che se avete la tessera ogni anno al compleanno vi regalano una maschera. E prima regalavano di solito quelle in tessuto, adesso regalano queste qui. È una maschera all'argilla blu, a quanto pare, e ci sono dentro quattro utilizzi, quattro maschere, insomma. E non l'ho ancora provata, quindi non vi so dire come sia. Comunque, già che ero lì, sono passata a ritirare il regalo del compleanno. E mi hanno lasciato anche il campioncino del nuovo fondotinta di Sephora, che è il fondotinta Glow Perfection, e mi hanno lasciato due colorazioni invece che una, non so se riuscite a vederle, sono qui, una più rosata e una più giallina. Fatemi sapere se vi può interessare vedere un video test utilizzando i tester, anche se non so se valga, però se vi può interessare vederlo fatemelo sapere, visto che penso comunque di provarlo, magari volete vedere anche voi com'è, fatemelo sapere insomma. Visto che abbiamo il tester gratis, tanto vale usarlo. Questo è tutto per quanto riguarda Sephora. Adesso io passerei a Primark e poi vediamo il sacchettino di MAC che è strapieno di roba. È una cosa ridicola. Wow! Questo è il mio gigantesco sacchetto di Primark. Lasciate che vi dica una cosa. La prima cosa che ho detto a Giulia quando siamo entrate da Primark è stata: io non comprerò nulla perché tanto posso venire sempre da Primark. La seconda cosa che ho detto è stata: guarda che bello questo! La prima cosa che ho messo nella shopping bag da Primark è stato questo. Oh mio Dio, è un portaocchiali glitterato. Oh mio Dio, quanto è bello! L'ha preso anche Giulia, identico. È il portaocchiali più bello che abbia mai visto in tutta la mia vita. E devo dire che non è neanche fatto male come materiale, perché è abbastanza solida come confezione. Non so come definirla. Ed è assolutamente stupendo e guardate come riflette la luce. Non vi starò a dire i prezzi in questa haul per il semplice fatto che uno, non so dove siano gli scontrini, quindi non mi ricordo neanche quanto ho pagato, e due, la maggior parte delle volte da Primark è difficile che dopo aver visto qualcosa riuscite a trovarlo perché le cose vengono vendute molto in fretta e ogni volta che andate lì c'è sempre una collezione diversa, quindi spero che riusciate a trovare almeno questo portaocchiali perché lo so che è tamarrissimo, ma è
veramente stupendo. Mai visto tanta passione per un portaocchiali. Poi da Primark ho preso anche questo bottiglione gigante. E anche questo non ha il prezzo da nessuna parte. E mi piace veramente. Eccolo qui, 3,50 euro. Mi piace veramente tantissimo e contiene un litro di acqua. A parte il fatto che mi piaceva tantissimo, io d'estate bevo un sacco di tè, quindi ho deciso di prendere il bottiglione così se voglio portarmelo in giro per casa, perché non è proprio l'ideale da portarsi in viaggio. Però in realtà se andate in giro in macchina potete anche portarvelo dietro. Comunque almeno quando voglio farmi il tè con il ghiaccio mi riempio questa bella bottiglia e non devo costantemente andare a riempire il bicchiere. E anche di questo qui mi piacevano un sacco i disegni sopra e alla fine ho ceduto, ho detto per 3,50 euro non morirò. Alla fine però quando arrivi alla cassa non sono mai 3,50 euro, quindi non riesco a capire. Ho preso anche questa maschera qui, che è quella classica o per dormire o da mettere in aereo, da 2,50 euro, e c'è scritto Unplug e mi piace un sacco. Ho pensato questa sull'aereo per New York, devo portarmela assolutamente. Poi conoscendomi sono sicura al 99% che me la dimenticherò a casa, però ho deciso di comprarla lo stesso visto che ne ho trovata una carina che mi piaceva. Ho detto prendiamola prima che poi mi dimentico di comprarla, insomma. Vabbè, tanto me la dimenticherò comunque a casa, però se dovessi ricordarmi sull'aereo sarò con questa qui di sicuro. Ho preso anche questo qui che costava 6 euro. Ed è una scritta con i LED luminosi, c'è scritto Love, mi sembra abbastanza chiaro. Praticamente si mettono le pile e si accende, non l'ho ancora provato, spero tanto che funzioni. Comunque mi piaceva tantissimo ed è dello stesso colore del cestello che c'è là dietro, non so se riuscite a vederlo, quindi ho pensato che potrebbe andare dietro, insomma. Comunque c'è anche la foto dietro, così dovreste riuscire a vedere quale in teoria dovrebbe essere l'effetto finale. Da Primark ho preso anche questo contenitore per i trucchi con due cassetti, e questo costava 12 euro. Poi sempre con Giulia siamo andate nella sezione dei trucchi di Primark e non crederete neanche i vostri occhi, quindi lasciate che vi faccia vedere quello che abbiamo trovato. La prima cosa che abbiamo preso entrambe nella sezione trucchi è questa palette, che è la Bronze Shade and Shimmer Eyeshadow Palette Coconut Fragranced. Wow, profuma di cocco? Oh mio Dio, non avevo letto che doveva profumare il cocco. Questa non me l'aspettavo. Comunque, la palette costava 6 euro. Ragazze, guardate che meraviglia di palette. Ovviamente non l'ho ancora provata, penso di provarla in un video stile Get Ready With Me, proviamola insieme, insomma. Ci siamo capiti, ma riuscite a vederla? A parte che il packaging mi piace tantissimo, ma questa è una mia preferenza personale. Guardate i colori, è stupenda. Ok, vi faccio vedere un paio di swatches solo per farvi vedere un attimo i colori come sono. Sono un po' polverosi, però voglio provarli prima sugli occhi per vedere come sono, se sono pigmentati, se si sfumano bene, eccetera. Comunque i colori sono veramente stupendi e mi sembra abbastanza promettente. Comunque vedremo, magari la proveremo insieme, vediamo un po' come va. Non pensavo profumasse il cocco, è stata una gran sorpresa. Devo avvisare Giulia, tra l'altro. Poi entrambe abbiamo preso questo illuminante, che è il Mink Pink Highlighter a 3,50 euro. È fatto così e preparatevi a vedere che roba meravigliosa. Non so se riuscite a vederlo, ma dal vivo è decisamente rosato. Comunque c'erano anche altre colorazioni, questa era quella un po' più carina ed è veramente molto promettente, quindi anche questo qui non l'ho ancora provato, non vedo l'ora di provarlo. Poi un'altra cosa che ho acquistato è questo illuminante liquido nella colorazione Paradise, che era a 3,50 euro, sempre della collezione Bronze. Eccolo qui, e anche questo non l'ho ancora provato sulla pelle, ma solo dallo swatch mi sembra una cosa fenomenale, è bellissimo, veramente. C'è soltanto una colorazione di questo qui, che appunto è Paradise. Mi sembra veramente bello, non so come si sfumerà sulle guance, sul viso, non ne ho la più pallida idea perché, vi ripeto, ancora non l'ho provato, ma mi sembra parecchio promettente. E poi l'ultima cosa che ho comprato da Primark è un altro illuminante, perché a quanto pare non ne avevo abbastanza, che costava 3 euro, sempre della collezione Bronze, e questo è lo Shimmer Glow Powder Highlight. E non ha un colore, penso, ah, Golden Sand. Guardate che meraviglia. Per la serie, oh mio Dio, ma stiamo scherzando?
Se mi seguite sapete che ultimamente sono parecchio fissata con gli illuminanti dorati. Comunque ora vi faccio vedere anche come ho indossato perché è troppo carino. E ripeto, non fate caso al mio trucco oggi perché è terribile, ma guardate questo illuminante. Questa cosa costa 3 euro. Quando ho fatto lo swatch lì con Giulia, il mio cervello ha fatto... Ok, passiamo alla penultima tappa di questo video haul. Passiamo ufficialmente al sacchettino di MAC. So che sembra molto piccolo, ma credetemi, è strapieno di roba. Preparatevi! Se seguite Giulia Bencic sapete che lei fa la truccatrice di professione e in quanto truccatrice ha anche gli sconti da MAC. Quindi, tutto quello che non ho acquistato da MAC negli ultimi 3 anni l'ho acquistato in un giorno solo. Sì, ce n'è ancora, non stiamo per prenderci in giro, ce n'è ancora, ok. Da MAC ovviamente ho fatto scorta di Fix Plus, lo uso costantemente, lo uso quasi tutti i giorni, mi piace tantissimo e è uscita la versione al cocco. Non so da quanto tempo sia uscita questa versione, ma credetemi, io non tornerò mai più indietro. L'ossessione per il cocco per me è reale, non c'è nulla che profumi al cocco che io possa disprezzare, tantomeno una cosa che già amavo, cioè il cocco è stato... La ciliegina sulla torta per Fix Plus. Il profumo è una cosa incredibile, è ancora più rinfrescante di prima, è fenomenale, pazzesco, incredibile, tutte le parole che uso sempre, è tutto, è tutto. Il Fix Plus al cocco è la vita, punto. Ho acquistato anche due pennelli che sono questi qui e questo è il MAC 224S, 224S, che è un pennello da sfumatura, non so se... Riuscite a vederlo bene dalla fotocamera, è abbastanza grande ed è fantastico per sfumare e sì, ovviamente li ho già utilizzati, li ho già provati, non ho saputo resistere, quindi perdonatemi, sono colpevole, scusatemi tantissimo. E l'altro è il 221S. Ragazze, se vi truccate, se mettete gli ombretti, voi avete bisogno di questo pennello nella vostra vita. Questo è già il mio video di preferiti del mese. Proprio senza neanche doverlo usare altre 30 volte, questo è già nei miei preferiti del mese. In America dicono game changer, per me questo è il game changer. È sempre un pennello da sfumatura, ma è molto più piccolo ed è perfetto, e non sto scherzando, è perfetto per andare nella piega, nell'angolo esterno dell'occhio, per sfumare solo e esclusivamente nella piega dell'occhio è... Fenomenale, ok, tutto questo entusiasmo per un pennello. Non so se riuscite a vedere la differenza tra i due. Questo qui è decisamente molto più grande e questo è molto più piccolo, ma è assolutamente perfetto. Guardate, potete andare esattamente nella piega dell'occhio per sfumarla. Tutta questa emozione per un pennello. Questo è diventato il mio grande amore all'istante. Ovviamente ho preso il rossetto. Che novità. E indovinate, è un rossetto nude. Comunque, questo qui è nella colorazione Honey Love ed è matte, completamente matte. È veramente bellissimo, leggermente rosato con un sottotono sul marroncino. È proprio un nude bellissimo. È un bellissimo nude, come tutti i nude che io uso e compro e indosso e insomma. Come tutti i nude. Poi ho acquistato il Pro Longwear Concealer che non avevo mai provato in tutta la mia vita e l'ho preso nella colorazione NC20 e come vi dicevo anche questo qui non l'ho mai provato, quindi ero curiosissima e penso di provarlo insieme a voi sempre nel proviamo insieme. Non so da quanto tempo siete lì, spero abbiate preso uno snack, comunque abbiamo quasi finito. Ho preso anche un blush nella colorazione Melba, è questo qui, non so se riuscite a vederlo, è un tono sul pesca. Leggermente mischiato con un pizzico di corallo è stupendo. Anche questo era da tantissimo che lo tenevo d'occhio e non volevo acquistarlo e finalmente me lo sono comprata. Ho preso anche due matite labbra, una nella colorazione Oak, che è scritto OAK, che è famosissimo, forse una delle matite di MAC più famose al mondo ed è un color marroncino, non so se riuscite, beh, penso riusciate a vederlo. E appunto è forse la matita più famosa al mondo di MAC Cosmetics. E poi ho preso anche la colorazione Whirl, Whirl, che è questa qui di fianco, non so se riuscite a vederla. È sempre su un tono marroncino, molto più scura rispetto ad Oak. Oak è, sono due colori completamente diversi. Oak è marrone, questa invece è più un violetto mischiato al marrone, insomma,
Due matite bellissime. E poi le ultime due cose che ho preso da MAC sono due illuminanti. Sentite, sta arrivando l'estate e mi serviranno tanti illuminanti. Ho preso due illuminanti e sono entrambi degli Extra Dimension Skin Finish. Uno nella colorazione O Darling e l'altro nella colorazione Superb. O Darling è sempre dorato, che è questo qui. Oh mio Dio, è così bello. E invece Superb è questo qui, che ha un tono più sul bronzo, che non so se riuscite a vedere dalla fotocamera, spero di sì. E sono stupendi. Devo ancora provarli di nuovo. Ho provato soltanto O Darling, questo qui, perché non ce l'ho fatta a resistere, ci ho provato sul serio. Comunque la formula per adesso mi piace tantissimo, sono cremosissimi, si stendono in modo uniforme. E poi l'ultimissima cosa che ho acquistato di questa haul è da IKEA ed è il Malm, che è la cassettiera che vi faccio vedere in questa clip qui. Ha tre cassetti giganteschi, in realtà ci sono più opzioni, potete scegliere se prendere quella con tre cassetti o con quattro, mi sembra, forse c'è anche da cinque. Ho deciso di prendere quella da tre, come vi dicevo era da un sacco di tempo che la guardavo, che volevo acquistarla e ogni volta che andavo cercavo di evitare. Questa volta alla fine ho ceduto, ho deciso di prendere questa qui, mi piace tantissimo e soprattutto avevo bisogno di una cassettiera per mettere via tutta la roba che ho in giro e non avete neanche idea di quanta roba sia. Ok ragazzi, direi che questo completa il nostro video, se siete rimasti fino a qui, grazie tantissimo, penso che sia un video estremamente lungo e spero tanto che vi siate divertite e che abbiate trovato qualcosa di interessante. Di nuovo, grazie per essere rimaste fino alla fine, lo apprezzo veramente tantissimo. Voi siete quelle che contano di più per me. Come vi dicevo, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like. E come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao! Mi sta mandando ai pazzi. Sono andata principalmente perché ridurre il danno. Ok. È una maschera. Poi da Primark ho preso anche questa bottiglia. Poi da Primark ho perso. Sì. Poi ho preso anche questa maschera. Ho preso anche questa maschera qui. Che è una delle mie ciglia, se ne sta andando e io sto per sfasare perché è la seconda volta che l'attacco in 10 minuti. Wow! Questo contenitore per i trucchi. Praticamente si attacca. E praticamente si attaccano. Ok.